E allora il Lecce a raggiungere l'1-1. C'è una discesa sulla sinistra, una palla sulla quale si avventa Nobile di testa. Niente da fare per Giuliano. Una partita determinata questa da parte del Lecce, molto decisa almeno per quanto si vede in questi primi minuti, anche se va detto che la formazione leccese non ha costruito trame offensive di particolare rilievo, non lo ha neppure fatto la Juventus, ma si sottolinea comunque la determinazione con la quale la formazione del Lecce gioca questo confronto e che con molta attenzione. Intanto vediamo questa conclusione e Baldieri al 22esimo minuto porta in vantaggio la formazione del Lecce, un'azione quasi improvvisa, azione che non scaturisce da una manovra coordinata, e poi questo tiro improvviso, questa battuta di destro da circa 25 metri con pallone che rimbalza di fronte a Peruzzi, colto un po' di sorpresa da questa conclusione, e pallone in rete. Calcio di punizione per il Lecce, la posizione è insidiosa, pallone che verrà spedito in aria per sfruttare probabilmente l'altezza di Lucarelli, ma anche quella di Vignan Viali, che infatti è salito. Pallone teso, Lucarelli di testa e c'è il gol del Lecce! C'è il gol del Lecce al 18esimo, Lucarelli. L'avevamo quasi chiamato davvero per sfruttare la velocità e la testa di Lucarelli, è il quarto gol stagionale, giocatore che era dato in crisi, porta in vantaggio il Lecce. Tra lo stupore generale, lo stadio è ammutolito, ma lo stacco dell'ex giocatore del Valencia è stato imperioso. Lecce in vantaggio, a questo punto chiediamo a Simona La Rocca a bordo campo quali sono state le reazioni, rivedendo il bellissimo stacco di Lucarelli. Sornicek nulla poteva. Reazioni a dir poco incandescenti, tutta la panchina in piedi, è uscita tra l'altro, entrata in campo, richiamata prontamente dal quarto uomo. Lucarelli è corso verso Cavasini, l'ha letteralmente abbracciato, un po' come ieri sera è stato fatto nei confronti di Eriksson, quindi vuol dire che la squadra è con il suo tecnico. Coran sublima una partita da urlo con uno splendido cross, Bojinov è uno che in aria comunque si sente, e anche Giacomazzi magari un po' oltre il consentito si fa sentire su De Santis, ma l'area di rigore è territorio di caccia soprattutto di Cevanton, la sua è una zampata che vale un record e probabilmente una bella fetta di salvezza e il giusto premio a una gara di grande carattere, intensità, abnegazione, perché no anche di belle giocate dei giallorossi. Scade in questo momento il recupero di due minuti concesso dall'arbitro. Pronto sul punto di battuta Vucinic, l'ultima azione della partita. Dentro Vucinic, colpo di testa, rete! Gol del 3-1, arriva il fischio di Saccani. Io non ho capito se l'arbitro ha convalidato il gol oppure no. No. Sì, è gol, mi sa, chiedo la vedetta gol. Una gestione comunque discutibile, ha segnato del vecchio. Schema ovviamente molto buono, secondo palla ce n'erano due, qui da valutare, mi sembra che no, guardate, sì. Guardate perché i giocatori in campo stanno andando da Saccani a chiedere è gol o non è gol, non perché si decide il risultato, no. Ma per la curiosità, onestamente dal comportamento dell'arbitro non si è capito niente. No, in effetti, dal labiale niente. Dopo sembra che abbia detto sì 3-1, però ovviamente è da valutare, forse Angelo da bordo campo. Andiamo da Angelo Mangiante, io penso sia convalidato, Angelo. Sì, ti confermo che è stato convalidato. Bravo Radu qui ad aiutare Biava, poi completa il disimpegno.
Pallone troppo lungo per Rocchi. Tomovic può anticipare, deve mettere giù, prova ancora il pallone in profondità. Di Michele in posizione regolare, Di Michele se ne va, tocca Marchetti, le proteste di Di Michele, calcio di rigore. Sì, perché il rinvio in questo caso di Tomovic pressato per Marchetti. Pressato appunto dall'attaccante della Lazio, un rinvio, si è disinteressato Muriel, ma Di Michele dalla sinistra ha tagliato ed era in posizione regolare e qui ci sta tutto, l'anticipa nettamente il portiere. Ci rigore. Sta il rigore, la palla andava fuori, forse non so, probabilmente ci sta anche il giallo, eh sì, perché l'arbitro ha valutato la traiettoria ad uscire, esatto, di Di Michele seguendo il pallone verso l'esterno, non l'ha considerata una chiara occasione, esatto, da gol. Queste sono le proteste di Di Michele. I giocatori della Lazio stanno protestando non tanto per il calcio di rigore quanto per un possibile fuorigioco, mentre invece Cosmi voleva l'espulsione. Voleva l'espulsione, ha scaricato così la sua tensione. Di Michele contro Marchetti, si ripropone il duello tra i due, stavolta c'è un pallone fermo sul dischetto e 11 metri a separarli. Va Di Michele, Lecce avanti al Via del Mare, 12° del primo tempo, è partita bene l'avventura di Serse Cosmi, Lecce avanti 1-0. E anche poi il ritorno di Michele, sicuramente se l'è procurato, l'ha calciato molto bene, portiere da una parte, palla dall'altra, l'ha spiazzato con un interno piede veramente che raso terra, preciso, l'ha anche guardato in un certo qual modo il portiere, lo guarda bene e poi vedi, va da una parte, perfetta l'esecuzione. È il gol numero 72 in Serie A in carriera di Davide Michele, alla presenza numero 268, è il quinto gol in carriera contro la Lazio, uno con la maglia della Regina, uno con la maglia dell'Udinese, una doppietta con il Palermo nell'1-2 nella vittoria esterna dei Rosanero del 2006 all'Olimpico. Questo è un gol che permette, se non altro, a Lecce di rialzare la testa in un campionato che si stava mettendo malissimo.